Beh, Uber, dobbiamo pensare al nome di questa nuova tattica. Cioè, vai. Sì. Potremmo Vai, chiamarla spara, sentiamo cosa dice. Mad Copy. No, non mi piace, suona male. No, Ah, no, no. ok. Io direi Comadpi. Comapi. No, fa cagare. No, no. Sì, beh, in effetti ha ragione. E se chiamiamo Co Pimad? Secondo me è meglio che vediamo l'attacco prima. Allora, vediamo dopo, dai. Bentornati ragazzi in questa nuova puntata di Apposta di Pandora. Io sono Uber, io sono il Vex. Bene Vex, oggi come da intro facciamo Jungle Nuova strategia, Hit. caro Nuova Uber. strategia. Visto, ragazzi, il successo dello scorso episodio, che appunto abbiamo fatto un 100% di distruzione con una tattica riportata da Clash of Clans, oggi, ragazzi, volevamo ripeterci con una piccola modifica. Sempre, ragazzi, con i Colosso e i Piromani, oggi togliamo i Tempesta e aggiungiamo i Madok, ragazzi. Per Uber. Esatto. La stessa strategia, ma cambiamo di una unità. Esatto. Praticamente, ragazzi, mandiamo sempre avanti i colossi, successivamente dietro per far pulizia i piromani e i Madok dietro sempre che vanno avanti a distruggere tutto. Perché, come sappiamo, ragazzi, i Madok rilasciano quei piccoli robottini che si moltiplicano e possono rompere veramente i coglioni. Io direi, caro Uber, di passare subito all'attacco. Yep, andiamo subito alla ricerca di un avversario fattibile. Bene, Vex, andiamo subito alla ricerca di un avversario fattibile. Certo, Uber. Ottimo, ragazzi, abbiamo trovato un avversario semi-fattibile da provare questa nuova strategia d'attacco. Esatto, ricordiamo agli amici a casa che questa qua è proprio una prova speciale anche per noi ragazzi, non abbiamo avuto il tempo di testarla. Come dicevamo prima, è una tecnica che viene utilizzata molto su Clash of Clans, soprattutto nei mesi scorsi, fino ai mesi scorsi. Io, caro Uber, vado, Sì, tu vai, io intanto intrattengo il nostro Bravo. pubblico. E solita tecnica, ragazzi, tirate fuori le truppe del clan, date un'occhiata al castello del clan che non ci siano truppe avversarie. Tenete sempre d'occhio soprattutto il livello degli eroi, perché possono essere veramente un problema. Esatto, caro Uber. Tanto vediamo che io ho rilasciato, ragazzi, gli eroi, così ci fanno un po' di pulizia davanti. E vado con i colossi. Esatto, truppa molto resistente, fa un Gran bel danno. bel danno, diciamo. Te ce l'hai ancora l'uno? Sì. Ancora l'uno, diciamo che è una bella truppa. Senza dubbio. Adesso vado con i piromani, ragazzi, rilascio altre due bombette che così vanno avanti. Esatto, Esatto, apre un po' il varco. e qui dietro andiamo con i Doc. E Cercate così. sempre di rilasciarli distanti in modo tale che possano Vado anche con liberare. la prima disattivazione, ragazzi, scusa Uber Sì, se ti vai. interrompo, ma tengo aggiornato un po' della situazione. In modo tale, come dicevo, possono preparare in lontananza quelle loro mini truppe, mini robottini. Esatto. Siamo al Vediamo. 37%. Sì. Truppe, come sei messo? Allora, sono 194 di 260. Dai, Mi anche un sono eroe in meno, rimasto vedo. anche un'ora in meno. Oh, Ok. guardate, ragazzi, come hanno rilasciato i Doc i suoi loro robottini. Perfetto, l'arma ragno l'abbiamo distrutta, che è proprio quella che ci seccava le palle. Se Ora, diciamo per le truppe piccole l'arma ragno è quella che disturba guardate i maggiormente. robottini, ragazzi. Intanto siamo al 59%, 2 stelle. Due stelle, bene. 2 Diciamo stelle. che Molto l'esperimento è già bene. in parte riuscito. Sì, siamo molto soddisfatti momentaneamente. Beh, guarda che ne rilasciano tantissimi di quei robottini lì, Doc. Eh sì. Abbiamo proprio la speranza di quei due colossi, caro Uber, che vanno avanti, stanno facendo strada, anche se sono molto lenti, ma dubito che ce la facciamo Tempo. per via del tempo. Abbiamo 40 secondi, ragazzi, un Peccato. 74%. Tanto però ci sono morti i Doc. Ai ai. 80%, due colossi. Tanto i colossi proprio vanno avanti, si fanno una gran strada, guardate, un colpo e ammazzano tutto. Praticamente teniamo presente, ragazzi, che noi non avevamo truppe del clan, dunque magari Esatto. o un Tempesta o qualche O altra anche delle truppa. zanzare.
Comunque guardate ragazzi, i colossi sono micidiali. Truppe nemiche abbiamo quasi abbattute tutte praticamente. Sì, c'è rimasto una torretta lì fuori e un drone che adesso ecco appunto è andato giù. Fine. Perché è scaduto tempo ragazzi, bene, altrimenti l'avremmo raso al suolo. Risultato finale? Risultato finale, 91% ragazzi. Abbiamo portato a casa 377.000 d'oro, 488.000 di petrolio e 1.630 di biocarburante. Ci abbiamo un po' rimesso ovviamente il biocarburante ragazzi, perché sapete sono truppe per la maggior parte col bio, però comunque dovevamo farvi vedere questa nuova tattica. E Colosso e Doc livello 1. Sì, li abbiamo molto ancora livello 1. Livello più alto, sono micidiali. Esatto. Tecnica interessante ragazzi, ci vediamo per i saluti. Bene ragazzi, siamo giunti al termine anche di questa puntata delle nuove strategie di Ninjago Elite. Una tattica davvero davvero unica e spettacolare nel suo genere ragazzi, pronto con Colosso, dottori e piromani. A me, caro Uber, lasciamelo dire, mi piacciono veramente tanto i dottori perché rilasciano tutti quei robottini che stressano veramente i coglioni. Veramente, veramente interessante. Come sempre, cari ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, spolliciate se il video vi è piaciuto, se avete come sempre idee, commenti, scrivete sempre sotto, mi raccomando. Come sempre siamo su Facebook, Instagram, Google+ e Twitter. Ci vedremo ragazzi nei prossimi video. Ciao. Ciao ciao. Bene ragazzi, giunto a termine anche di questa puntata delle nuove strategie di Jungle Elite. Abbiamo provato questa nuova tattica. Bene Vex, andiamo subito alla ricerca di un avversabile. 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 Un, tre, due, uno.